autore del gol che ha sbloccato la partita, ti sei andato a prendere il pallone e l'hai piazzato all'angolino basso. Ma diciamo la verità, il rigorista è Vergani, mi dispiace per l'accaduto perché penso che si sia fatto male. Io ho visto che era a terra ed era uscito, ho preso la palla perché mi sentivo di calciare il rigore e per fortuna è andata bene. Soprattutto hai fatto una partita secondo me molto intelligente, Davide, creando quelle che sono le giocate che vuole Zeman. Ti accentravi e poi subito taglio in verticale per l'attacco alla profondità. Sì, sì, io cerco di mettere in pratica tutti gli insegnamenti e i movimenti che ci chiede il mister in settimana. E come squadra stiamo girando, anche con la partita col Perugia penso che meritavamo molto di più di una sconfitta. E sì, oggi mi sono divertito, ma sono contento perché serviva la vittoria. Una vittoria meritata, ti chiedo. Assolutamente sì. Che partita è stata, vedendola così dal campo? No, io penso che non tutte le partite possano essere perfette, tipo come con l'Olbia, quando c'è da soffrire dobbiamo essere bravi a soffrire, abbiamo sofferto e abbiamo portato a casa una vittoria, una partita difficile. Ti chiedo l'ultima cosa io prima delle domande da studio, perché tu conosci molto bene Zeman e sai che non è mai contento. Ai nostri microfoni ha detto: non mi è piaciuto come abbiamo gestito nel secondo tempo. Perché avete smesso di attaccare ad un certo punto, Davide? No, come ho detto prima, magari ci hanno schiacciato un po', noi non andavamo più avanti a pressare, quindi ci siamo ritirati un po' dietro, però ci sono dei momenti della partita dove dobbiamo essere bravi a soffrire e portare a casa il risultato. Anche perché Davide, con l'uscita dopo 9 minuti di Vergani, l'inserimento subito di Cuppone, senza Cornero, per te, per Cangiano, non c'è neanche la possibilità di poter rifiatare e far entrare un po' di forze fresche sugli esterni. Eravate anche un po' stanchi? No, no, assolutamente, perché loro sono una squadra che attaccano tanto coi terzini, quindi sia io che Cangio abbiamo fatto un lavoro in fase difensiva importante rispetto ad altre partite. Magari in fase di ripartenza accusavi un po' di più, però lo facciamo per sacrificio della squadra. Proprio l'ultima, in una delle tue giocate più belle della serata, prima hai cercato la verticalizzazione per Franchini, nel secondo tempo è stato molto bravo il centrale difensivo loro ad evitare che la palla arrivasse a destinazione, ma te l'ha rimessa sul sinistro, hai calciato a botta sicura, ma sei stato bravo il portiere. Sì, diciamo che calcio poco da fuori aria, ma è una cosa che devo ricercare di più, e penso che il portiere abbia fatto una bella parata perché mi era partita bene, però va bene così. Studio per le domande a Davide Merola. Approfittiamo della presenza di Giuseppe Giglio, che è stato un cannoniere passato. Una domanda per Davide Merola, Giuseppe. Guarda, io vado, non dico al di fuori, una curiosità. Da attaccante, da ex attaccante, insomma, cosa significa lavorare col mister e quindi avere un mister così importante, e cosa ti trasmette, diciamo? Perché ne ho sempre avuto, insomma, la curiosità. Attaccanti. Sì, assolutamente. Il mister per noi attaccanti, diciamo che è una roba, cioè tanta roba, perché lui da noi pretende di fare gol, non vuole che gestiamo la palla o che ci abbassiamo a giocare, quindi penso che per un attaccante non ci sia cosa più bella di ricercare sempre il gol.